Andiamo di immagini. Questa settimana siamo andati in un'altra zona rossa. Eravamo stati in Calabria una settimana fa, siamo andati in quella che era una zona rossa al momento in cui ci siamo andati. Adesso sono tutte gialle, ma avete detto tranne l'Abruzzo, ho capito bene? No, l'unica zona regione rossa è l'Abruzzo. Poi ci sono quelle arancioni. E ci sono quelle arancioni, ok. La Campania nel frattempo cosa è diventata? Arancione. Arancione, qui era ancora rossa, scusate. Dal 6 dicembre, da domenica. Da domenica diventa zona regione arancione. Da domenica 6 c'è il passaggio. Da domenica 6 mi diventa arancione. Ok, perfetto. Verso Napoli. Buongiorno. Buongiorno Diego. Tutto bene. Che ora è? Sono le 8.48. Andiamo verso Napoli. Ieri ne avevamo resi 4. Ma ieri ci stavo, dai. Siamo stati proprio dei gran signori. Oh, ma che gol ha fatto in segno? Sì, sì, vabbè. Come si chiama l'ultimo, quello che ha fatto il quarto? Politano. Ma che gol ha fatto quell'altro? Ha scattato mezzo mondo. Ci sa visto che può da mattina se ha già visto crescere il cantore, ha già visto ridere pazia. Caglianello, Campania. Eh sì. Campania zona rossa. Eh sì. Siamo sempre in zona rossa in Campania. Campania zona rossa. Sono cambiati tutti i colori, Campania sempre rossa. Che? Cambia il colore. Ah, cambia il colore, ti è piaciuta quella cazzata? Eh sì, mi è piaciuta. Guarda. Non è stata apprezzata. Ho fatto tanta fatica a trovare il filtro giusto per metterlo. Rifallo, rifallo, fai proprio così la gente lo capisce se fa così cambia il colore. No, Campania zona rossa. Track. Ecco, così. Esatto. Mo però non posso tenere rossa così per tutto il pezzo, capito? Quindi torniamo normali. Tac, ok. Si sa visto da passata. C'è un bel assembramento di macchine là. Buonasera ascoltarlo di imbasciuto, buonasera che avanzo bene il mondo. E Tonino, buongiorno, sono Pierfrancesco di Propaganda Rai. Scusami in ritardo, ma perché siamo bloccati nel traffico di Napoli. Sono il navigatore, mi dice un chilometro ancora da te. Tra 300 alla via. Okay. Stiamo arrivando. Quando io sto sopra in classe, mi raggiungete. Ti ringrazio, tra pochissimo. Ok. Va bene, grazie, ciao. Siamo nel traffico di Napoli. Subito a fa sensazionalismo. Traffico di Napoli. Traffico normale. Traffico di Napoli. Non è questo il modo di fare informazione. Francesco. Quanto sei? Francesco si sta innervosendo perché il navigatore. Dove sto andando? Non lo so. Io devo andare da qualche parte. Quando cazzo vado? Ma non posso andare, dove vado? Questo è chiuso. Questa è chiusa, questa è chiusa. Questa che devi tornare indietro. Sono bloccato nel traffico di Napoli. Il navigatore l'ha preso per culo. Al murale sta la Tarantina. Ah, è protetto, l'hanno protetto. E io devo andare. Alla Focus. Alla Focus. Allora, riscendi. Allora Tonino, ascoltami, ti chiedo aiuto. Adesso mi trovo alla piazza della metropolitana. Perfetto, dai, è arrivato, dai. La macchina
quando la posso mettere? Dentro, dentro. Ah, dentro, bella notizia. Ti conviene, sai cosa fa? Giri, entri in retromarcia. Che... Ok, eccola qua, la scuola. E allora mo entro dentro con la macchina. Sono delle scale in ferro, salite su e mi trovate a me in classe. Allora, un applauso a questo arrivo, diciamo, nei quartieri spagnoli di Napoli. Siamo andati lunedì, il giorno dopo Napoli-Roma 4-0, tra l'altro, cosa che comunque è assolutamente marginale, ma qua tutto torna, poi alla fine tutto si tiene. Siamo andati in questa scuola, all'interno, incastonata all'interno dei quartieri spagnoli, Focus, da dove c'erano arrivati dei video e che noi avevamo fatto vedere esattamente il venerdì in cui a Napoli scoppiava la rivolta in strada, vi ricordate? Ah, sì, sì, quel certo. Venerdì lì, dove si parlava delle scuole chiuse, tutte le scuole chiuse. Ci siamo tornati, siamo andati a rincontrare alcuni dei protagonisti di quei video, in particolare il maestro Tonino, che incontriamo tra poco, perché dal giovedì, quindi da 3 giorni, avevano riaperto la prima elementare e quindi c'era di nuovo un po' di attività all'interno della scuola. Perché sono venuti gli amici, ci ho messo la mascherina. Ma che puzzi da sto vivo, come faccio da capa? Questa puzza sotto casa, pensavo ci sopporta. E chi a mamma da cruro, che con cosa tanto fa? Si mastruzza con cuore, forse che sta verità. Si mastruzza con cuore, forse che sta verità. Ma siccome stiamo lavorando sulle regioni d'Italia, anche storicamente in geografia, ognuno ci sta raccontando un suo ricordo legato a una regione. Fai Renato, tocca a te. Ti ho detto, Renato, non è che non esiste il Molise, è che è un modo di dire. Lui è del Molise. Uno dei nostri amici qua è del Molise, quindi esiste sicuro. Ecco, lo vedete? Lui è del Molise. Ciao! Aspetta. Quindi il Molise esiste? Il Molise esiste. Vi siete messi d'accordo prima? C'è lei che vuole parlare, cioè sì, ma sta a fare c'è lei che vuole parlare, se lui non la vuole far parlare ci sarà un motivo. Qual è Napoli-Roma 4-0? Fammi vedere. Ah, vedi, eccola, che grande gemello. Avevano tutti personalizzato i propri nomi, qualcuno dedicandola a Maradona, a qualcuno proprio all'attualità più stretta. L'aggio che abbiamo rifatto, vedi? Pensa che brutto, se oggi veniamo qua, abbiamo vinto. Ci vediamo domani. Sì, tutto a posto, poi se si stagliamo salvo. Sono la prima elementare. Sì, finalmente loro possono stare in classe. Loro sono tornati da 3 giorni. Giovedì. Dovevamo tornare anche noi dalla seconda in poi oggi. Invece, come vedi, oggi ci troviamo qua alle aule vuote perché hanno deciso di prorogare la chiusura al 7. Tra l'altro sembra anche una beffa perché 7 poi è ponte. L'8 è festa, si rientra il 9, ma così ci hanno detto. Qua dove stiamo? All'interno del palazzo della Fondazione Focus. Sì. Questa è tutta l'ala della scuola dalla parte dei bambini. Ed è una delle entità che si trova all'interno di questa fondazione. Il fatto di essere tornati a scuola giovedì non c'entra niente con Maradona che è morto mercoledì. Sembra di no, poi non lo so, qua la vita è misteriosa. No, ho visto che i ragazzini avevano cambiato un parecchio il loro nome. Sì, è successa questa cosa già giovedì. Appena ci siamo pregati giovedì, la prima cosa che mi hanno detto, io ho visto papà piangere. La classe mia hanno 10 anni, quindi figurati se hanno mai visto Maradona. Però i racconti sono arrivati dai genitori e dalla città che intorno respira. Beh, questo. Sì, diciamo che è difficile non accorgersi. Andando per strada a cercare ragazzini, lo fai ancora? Più che cercare, semplicemente ritrovare quella relazione che si era perduta. È stato un modo di provare a tenere questa relazione viva. Questo è un lavoro che la scuola fa da anni, quello di provare a pensare a una scuola anche fuori dalle aule. Come vedi qua, questi stanno facendo lezione, perché pensiamo che la scuola possa essere viva e attiva, soprattutto anche contaminandosi con la città. Mi viene in mente non un po' il paragone col teatro. Intanto c'è stata la quarta parete, che non c'è, che è quella che divide il pubblico dagli attori. E penso anche a quanto la scuola potrebbe buttare giù una delle pareti, aprire la quarta parete alla città e far sì che la città entri nella scuola e la scuola esca nella città e si contamini una vicenda. Qua voi siete proprio incastrati, siete nella, diciamo. Sì.
Sono tutte così le scuole a Napoli, no? È una scuola che lavora su un metodo diverso, non da quello classico, il cosiddetto metodo della scuola attiva, che prende da Freinet, da Montessori, da Dewey, grandi maestri. E noi non abbiamo neanche le cattedre, per esempio. Noi stiamo con i bambini, stiamo tra di loro. Noi ci chiamano per nome, non ci chiamano maestri. Chi viene qua c'ha delle storie particolari o è semplicemente i ragazzi del quartiere? Noi abbiamo tre sedi, sui tre punti diciamo di Napoli diversi. Cioè abbiamo la sede del Vomero, la Napoli più alta, c'è la sede del Corso Vittorio Emanuele, che è quella giusta a metà, e poi questa dei quartieri spagnoli. Tutti i ceti, quindi... Sì, alla contaminazione che fa interesse, no? Qua tutti devono portare il loro sapere. E invece i ragazzini che stanno ancora a casa in DAD? Cominciano a dare segni di non farcela più, cominciano a dire io voglio tornare a scuola. Io non immaginavo che la scuola mi mancasse così tanto. Il rischio di perdersi qualcuno per strada? Ma quello è un rischio da sempre. La differenza fra le classi sociali in questi casi aumenta. Dobbiamo essere noi scuola, noi insegnanti, a far sì che i ragazzi e i bambini si appassionino alla scuola. La scuola, se non vogliono lì, è perché noi non siamo in grado di farli appassionare alla scuola. Se a quel bambino ci piace dipinge, ma noi lo facciamo dipinge, poi con la pittura ci arriviamo pure a fare storia, geografia, italiana e matematica. Comunque alla fine deve capire che il Molise esiste. Però l'importante è che capisce che il Molise esiste. La sera in cui noi abbiamo mandato il contributo vostro, il contemporanea, succedeva anche casino a Napoli. Quella notte, la notte della rabbia, qua sono disperati. Adesso comunque è ancora la situazione la stessa, cioè non è che assolutamente siamo in zona rossa comunque. Peggiorata. Alla fine De Luca ha detto: voi va, siete presa con me che ho chiuso le scuole, poi l'hanno chiuse tutti. L'hanno chiuse, ma tipo in Puglia l'hanno chiuse, dopo due giorni l'hanno riaperte, stessa cosa in Calabria. Però se tutta l'Italia va a scuola, anzi tutta Europa va a scuola, un motivo ci sarà. Senti, te quanti anni c'hai? 34. E quant'è che fai il maestro? A 18 anni che ho cominciato a lavorare con i bambini come educatore, come maestro a Scampia, dal quartiere dove vengo. Quando avevo 17-18 anni c'era la cosiddetta faida, i tossicodipendenti che ci giravano. Tu ti sei fatto quel periodo lì? Mi sono fatto quel periodo lì e forse, tra virgolette, nella bruttura è stata la fortuna. Che in quel periodo lì ho incontrato delle persone fondamentali per la mia vita che mi hanno mostrato che c'è un'alternativa possibile. A Scampia in quegli anni non c'era una libreria, non c'era un teatro, non c'era un cinema, c'era la distruzione solo intorno. E c'era, se qualcuno dimostra un'alternativa, tu la prendi in considerazione, ma se nessuno te la mostra, dove vai? Vieni qua, dai, vieni qua, ma scusa, ma prenditi un merito. Un applauso a Tonino intanto, che è il primo protagonista di questo racconto. Adesso incontriamo l'ideatrice di questa fondazione. Come ti chiami? Io sono Rachele Furfaro. Tu hai un ruolo particolare. Ho dato vita a questo spazio. Sono stata chiamata dalle suore 7 anni fa. Questo era uno spazio vuoto e noi lo abbiamo riempito dei nostri sogni. Ma hai detto, hai lasciato la scuola pubblica? Sì, io ho lasciato. Perché qua non siamo nel pubblico. No, qui è una scuola paritaria. Qui noi facciamo le veci del pubblico, Diego, perché in realtà qui i bambini, tranne quelli del nido, gli altri non pagano. Noi reggiamo questa fondazione con soli fondi privati. Qui si incontrano bambini del quartiere che vengono accolti gratis, quelli che non possono noi li accogliamo tutti, e poi ci sono invece quelli che possono e quelli devono pagare, secondo me, visto che noi viviamo di solo i fondi privati. State applicando la patrimoniale praticamente a Bravo, scuola. Bravo, stiamo applicando la patrimoniale a scuola. Noi in 7 anni abbiamo creato 168 posti di lavoro nello spazio dove vive il 10% dei minori napoletani, dove a questo 10% fa da contraltare un 7% di ragazzi che vengono trovati a delinquere. Tu sai che qui il 34% dei ragazzi tra gli 8 e i 14 anni abbandona la scuola, e se abbandona è perché non c'è qualcuno che se ne fa carico. Secondo me la scuola pubblica non riesce a creare affezione. Io dico sempre che noi siamo una scuola pubblica, non c'è nessuno che ci chiede di entrare e noi non accogliamo. Io vengo dalla scuola pubblica, sono una donna di sinistra, lo dico con molta chiarezza. Si può dire ancora, e sì, si può dire, io lo dico perlomeno in guarda, sicuro che ancora si può dire. Abbiamo dato la possibilità di affacciarsi alla scuola e di usare questi spazi per crescere realmente. Qua non c'era mai stato un nido nei quartieri spagnoli. Questa pandemia che ha cambiato gli stili di vita di tutti noi potrebbe essere una grande occasione per la scuola per rinnovarsi con immaginazione e radicalmente. Dobbiamo assolutamente cambiare qualcosa. Tipo non pensare, per esempio, che la scuola si possa fare tutta dentro il chiuso di un'aula. Io penso che c'è un'aula ovunque ci sia un adulto che si possa prendere cura di te. Senti, da donna di sinistra, De Luca è di sinistra, è il vostro candidato, sinistra campana. È il candidato di sinistra. Appunto, per anche quello se dico. Credo che sulla scuola si stia sbagliando molto, si dà molto più spazio ad altre categorie, che i bambini non votano. Ah, ecco. I genitori sì, domani, però in teoria. Domani De Luca mi chiude la scuola. Eccola. Buon lavoro, grazie mille. Allora, un applauso a Rachele Furfaro che ci ha raccontato questa realtà molto particolare e decisamente virtuosa. Siamo nel piano dei quartieri spagnoli, l'abbiamo detto, nel cuore dei quartieri spagnoli, e sono comunque...